Ok, il nostro telescopio è pronto e ora della prima luce. Sarà facile da trasportare? Lo vedremo presto. Stiamo per andare allo Star Party Dolomitico e quindi dobbiamo caricare l'intero telescopio in macchina. Per fortuna questo non è un telescopio di tipo Newton, ma il nostro Celestron Edge 9¼ è molto più compatto e quindi facile da trasportare. Il telescopio in 5 valigie, treppiede, tubo ottico, camera CCD, accessori e montatura. Cominciamo! In questo modo possiamo trasportare il telescopio in sicurezza e velocemente, senza dover smontare ogni elemento. Alcuni hanno già una borsa, come il treppiede Avalon, per altri usiamo valigie rigide, ad esempio per la camera Atik. Il modo più semplice è comunque quello di usare le borse Geoptik, disponibili in moltissime forme e dimensioni. E alla fine abbiamo caricato tutto. Dubito che andrete in giro con la vostra famiglia, ma il cielo è ottimo, quindi partiamo! Ed eccoci arrivati, siamo all'osservatorio dell'Associazione Pordenonese di Astronomia e per fortuna che grazie a Eagle saremo pronti in pochi minuti. Infatti tutti gli elementi che compongono il nostro telescopio viaggiano con noi premontati. Ad esempio la nostra montatura, abbiamo la Avalon M1, viaggia premontata già con l'Eagle installato e i cavi sono già tutti collegati. E poi ci basta prendere il tubo ottico e possiamo già installarlo sulla montatura. E adesso prendiamo la nostra camera CCD Atik con ruota portafiltri e guida fuoriasse già collegate e avvitate e la fissiamo al fuoco diretto del nostro telescopio. E ora possiamo goderci le meraviglie dell'universo. Fantastico, abbiamo così testato tutte le nostre tecnologie, verificato il funzionamento di camera, camera di autoguida, ruota portafiltri, montatura, appuntamento, inseguimento. E tutto è andato alla grande, comandato dal nostro Eagle. Abbiamo registrato infatti una prima immagine, senza elaborazione vi facciamo vedere, della nebulosa M27. Sono 10 minuti di posa. Come vedete, risultato eccezionale e ci aspettiamo grandi risultati per le prossime riprese. Ma ci è rimasto ancora un dubbio che vogliamo verificare. Abbiamo infatti viaggiato col nostro telescopio per più di 500 km mantenendo in macchina. Sarà ancora collimato? Verifichiamolo sul banco ottico. Come potete vedere, la collimazione è quasi perfetta e comunque con le viti di collimazione Bob Knobs ci basta un minuto per collimarlo perfettamente. Quindi, missione compiuta!